Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Prima di iniziare volevo appunto fare questo piccolo episodio introduttivo in cui faremo principalmente l'inizio del gioco fino alla scelta dello starter senza scegliere lo starter per insomma spiegarvi un po' come funziona questa challenge che attenzione attenzione ho inventato io. In poche parole, mentre vedrete in sottofondo il filmato del gioco, insomma la parte che ho registrato sono tipo 3 minuti. Allora, la base di questa challenge è una randomizer Nuzlocke semplice, però con un tocco di ignoranza in più. Nel senso che ho randomizzato un bel po' di cose, tra le quali i tipi dei Pokémon, quindi potremmo avere un Charmander di tipo acqua buio, per dirvi. I tipi delle mosse, quindi potremmo avere un idrocannone di tipo fuoco. Le statistiche dei Pokémon, quindi potremmo avere, che ne so io, uno Shackle con 150 di attacco base, e quindi una bestia, e magari 20 di difesa, e quindi un disastro. Ho randomizzato gli scambi, nel senso che nel gioco sapete che c'è della gente che ci scambia i Pokémon, no? Ecco, questa gente qua ci offrirà dei Pokémon a caso richiedendo altrettanti Pokémon a caso. Quindi magari, non lo so, scambio, questo qua ci chiede Reshiram per Patrat e quindi sarebbe un'ottima cosa. Però la vera feature arriva adesso perché, udite udite, ho randomizzato le evoluzioni. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che io potrei allenarmi uno Shelgon, farmi uno sbattone per farlo diventare un Salamence e poi diventa Ludwisk. Immaginatevi la scena. Ed è proprio per questo perché in questo episodio non lo vedrete, però ci sarà molto probabilmente la facecam, perché ci saranno delle reazioni assurde, veramente una cosa impressionante. E poi altro direi di non ricordarmelo. Forse ho settato l'esperienza randomizzata, nel senso ho messo un'opzione per la quale non posso allenarmi troppo, se no l'esperienza comincia a diminuire, una roba simile. Ho messo le MN compatibili con qualsiasi Pokémon in modo da non creare i problemi che ci sono stati nella Soul Link, ossia che non trovavamo i Pokémon. Poi per il resto gli strumenti per terra sono stati randomizzati normali. Ovviamente le regole sono le basi di quella della Nuzlocke, ossia Pokémon del primo percorso, se muore il Pokémon non lo posso più prendere, bla bla bla, insomma tutte le solite cose, non sto io a spiegarvele. Comunque in descrizione ragazzi trovate tutte le regole se non avete seguito bene, quindi se volete vedervi, diciamo, con più calma le regole per capirci qualcosa, descrizione. Tra l'altro passate dai social, in particolare da Telegram, troverete anche quello in descrizione. Ci tengo tanto perché non è solo un posto in cui spammare i video, ma è anche un luogo in cui possiamo parlare. E niente, credo di aver concluso. Velocissima news. La prossima settimana, voi vedrete questo video di sabato, per la prossima settimana non usciranno praticamente video perché sarò in Francia e quindi non ho avuto tempo praticamente di preparare nulla. Magari riesco a portarvi un episodio di Sienna, però non sono neanche sicuro di questo. E niente, il filmato sta per finire. Io ho concluso, ho detto tutto quello che dovevo dire. Spero che questa idea vi piaccia, ragazzi. Almeno 70 like e la porto sul canale come seconda serie insieme a Pokémon Sienna, dato che la Soul Link ormai la stiamo finendo. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video.